Col tasto verde si accende. Verde si accende e parlate. La cosa importante è che dopo dovete rispettare. Riprendiamo la seduta. Ha chiesto di intervenire il presidente Borghi. Prego, presidente. Presidente Borghi, prego. Presidente Borghi, mi scusi, ha bisogno di altri 10 minuti? Sospendiamo di altri 10 minuti? Non c'è, mi sembra che sarà. Allora, ad ora, giusto per informare per correttezza, informo l'Aula di com'è la situazione. Al momento, dopo alcuni rinvii, in Commissione Bilancio non sono ancora arrivate le necessarie carte da parte del Governo per l'istruzione del parere. Pertanto, non essendo arrivate le carte per l'istruzione del parere, essendo già state fatte alcuni rinvii, io ho chiesto informalmente ai membri del Governo se ci fosse la possibilità di avere un termine preciso e invalicabile, oppure se ancora ci fosse incertezza. Non avendo avuto nessun tipo di rassicurazione in merito, l'opinione era di rinviare a domani, perché non c'era la possibilità di avere un termine preciso. Al momento mi è stato riferito che forse ci possono essere delle novità dell'ultimo minuto. A questo punto io sinceramente preferirei, se siete d'accordo, fare questo ultimo tentativo, che direi mi possa bastare 5 minuti per semplicemente accertarmi che queste informazioni che mi sono arrivate per le brevi da parte di un autorevole esponente del Governo siano corrette. Alla fine di questi 5 minuti di ultimo controllo sarò a confermarle se effettivamente, certo non per responsabilità della Commissione Bilancio, che poverini anzi erano lì da lungo tempo, bisogna rinviare o meno. Quindi, se Presidente lei mi concede altri 5 minuti per la verifica di questa ultima possibilità, ultima finestra, allora a quel punto procedo. Certo, mi sembra molto ragionevole, Presidente Borghi. Io sospenderei la seduta fino alle ore 18 e riprendiamo alle 18 per... Mi creda, spendiamo fino alle 18 e così avremo più certezze rispetto al proseguo dei nostri lavori. Grazie.
La seduta è sospesa. Colleghi, vi prego almeno di non abbracciarvi. Grazie. Prova.
Riprendiamo la seduta. Riprendiamo la seduta, se cortesemente consentiamo. Presidente Borghi, prego. Grazie, grazie Presidente. Inizio già da subito a prenotarmi sull'ordine dei lavori a seguito della mia comunicazione, per quanto possibile. La comunicazione purtroppo... Presidente, lei ha la parola, quindi se ci deve dire qualcosa lo dica. Va bene, ok. Faccio un intervento inclusivo. Allora, innanzitutto purtroppo sono a dirvi che le carte che sono arrivate in questi minuti non consentono l'istruzione di un parere compiuto, pertanto sono a ribadire, come vi avevo accennato prima, l'esigenza di aggiornare la seduta domani mattina, dove compatibilmente con i tempi della seduta il governo si è detto confidente di poter riuscire a portare tutti i dati richiesti. Quindi questa è la richiesta. Invece io volevo semplicemente portare all'attenzione dell'Aula una questione che dal mio punto di vista è piuttosto importante, vale a dire, stamattina in Germania c'è stata una sentenza molto molto importante relativa a una questione costituzionale. Mi scusi Presidente Borghi, io non avevo capito che lei dovesse parlare di tutta un'altra cosa. E gliel'ho detto apposta che mi serviva. No, lei mi ha detto dopo il mio intervento mi iscrivo a parlare, pensavo a commentare il suo intervento, cosa che non sarebbe stata strana nel contesto in cui viviamo. Va bene, allora la ringrazio, dopo le darò la parola sull'ordine dei lavori. Onorevole Baldelli. Grazie Presidente Rosato. Siamo di fronte a un rinvio, l'ennesimo rinvio di un provvedimento per un ritardo che è in capo al Governo, Presidente. Non è la prima volta che faccio questo genere di interventi, di solito li facevo in tempo di pace, quando il ritardo del Governo era una questione quasi ordinaria, settimanale. Abbiamo fatto sedute settimanali di un solo pomeriggio per la ragione che il governo non riusciva a presentare i pareri o non permetteva alla commissione bilancio di potersi esprimere propriamente sui pareri perché non c'era la posizione del governo, non c'era la posizione della ragioneria. Presidente, a maggior ragione oggi, guardandoci intorno, ci sono colleghi che vengono da tutta Italia in una situazione di pandemia, con le mascherine, con mille difficoltà. A maggior ragione, nella straordinarietà di questa situazione, Presidente, il rispetto nei confronti del Parlamento sarebbe un fatto necessario. I campioni della filosofia del diritto parlamentare che hanno pontificato in queste settimane si sono lanciati in considerazioni dicendo: ah, che vergogna, il Parlamento fa una seduta di votazioni, l'Aula della Camera una seduta di votazione a settimana. Ma perché a ottobre che succedeva? Non avevamo la stessa identica situazione perché non erano pronti i pareri da parte della Commissione Bilancio, perché il Governo non presentava la propria posizione, non c'erano i pareri della ragioneria. Allora a maggior ragione, perché qui non è soltanto un'esigenza di rispetto del Parlamento, è un'esigenza non di quantità del lavoro parlamentare, perché noi non siamo una catena di montaggio, non fabbrichiamo bulloni, purtroppo le fabbriche sono anche chiuse in questo momento con grande difficoltà, riaprono con le mille difficoltà di tutte le attività produttive. Questa che dovrebbe essere un'attività legislativa che ha bisogno del rispetto e del rispetto della programmazione dei lavori, che in questo momento non diventa soltanto qualità della legislazione ma diventa anche rispetto di distanziamento, discipline sanitarie, di tutto ciò per cui il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza, la Presidenza, i gruppi si sono impegnati in queste sedute per mantenere un clima di rispetto di determinati standard di sicurezza, per cui abbiamo i colleghi nelle tribune dove normalmente c'è il pubblico, la stampa, eccetera. Cioè la straordinarietà di questa situazione non vi è chiara? Allora probabilmente sarebbe necessario imporsi tempi rispettosi del calendario parlamentare. Mi permetto, Presidente, di sottolineare che questo provvedimento era iscritto nel calendario della scorsa settimana.
Arrivare a questa settimana senza essere pronti è ancora più grave. Non ne faccio colpa al povero ministro dei rapporti col Parlamento, che sta qui a prendersi giustamente gli insulti o le reprimende o le, come dire, gli interventi arrabbiati di chi pensa che si debba rispettare il Parlamento anche attraverso la puntualità dell'atteggiamento del Governo nel suo rapporto con le commissioni e con l'Assemblea. Ma credo che si debba prendere atto che c'è qualcosa che non va nel funzionamento del rapporto tra governo e Parlamento, e non va non dalla parte del Parlamento verso il governo, ma dalla parte del governo verso il Parlamento. Se questa cosa fosse stata fatta dal governo precedente, avremmo i colleghi anche del PD e di LeU in piedi sui banchi a urlare che non c'erano, che non ci sono i tempi, che il Parlamento non viene rispettato. Siccome noi siamo opposizione in tutte le stagioni, possiamo permetterci il lusso di dirlo. Con responsabilità, Presidente, ma anche con la pazienza di Giobbe. Allora, cortesemente, visto che non è la prima volta che succede e visto che organizzare le sedute in questo momento è assai più difficoltoso che farlo normalmente, per favore impegnate gli uffici, dagli uffici tecnici del Governo alla Ragioneria, fate in modo che queste situazioni non abbiano a ripetersi, perché il Parlamento va trattato con rispetto, va trattato con rispetto sia quando si legifera sia quando si hanno appuntamenti con il confronto del Parlamento di maggioranza e di opposizione. Io non ne faccio una questione di parte, ne faccio una questione generale. Il Parlamento non è soltanto il votificio, il Parlamento è rispetto alla programmazione, a maggior ragione perché oggi la programmazione non è soltanto ordine, non è soltanto qualità della legislazione, ma anche sicurezza per tutti quanti noi e anche per chi assiste ai nostri lavori. Grazie. Ringrazio onorevole Baldelli. Onorevole Osnato, prego. Grazie Presidente. Vede, noi, lei sa bene, abbiamo chiesto fin dall'inizio... Onorevole Osnato, mi fanno segno che quella pratica del Comitato dei Nove va bene solo se il Comitato dei Nove è completamente vuoto. Proverò così. Si sente? Vada. No. Dicevo che noi, lei sa bene, abbiamo chiesto, forse per primi e forse in modo più intenso di altri, che il Parlamento riprendesse a lavorare, che la Camera dei Deputati riprendesse a lavorare, che fosse aperta, addirittura abbiamo usato questa locuzione, 24 ore su 24 lavorasse intensamente. Però vede, forse non ci siamo spiegati bene, l'apertura 24 ore su 24 voleva sottintendere che si lavorasse e si analizzassero i documenti, non che fossimo qui a farci prendere per i fondelli da un governo. Non è possibile che in un momento in cui tutti quanti richiamiamo la responsabilità che la politica deve avere nei confronti del Paese, che siamo qui sostanzialmente a perdere del tempo. Oggi tutti noi abbiamo perso del tempo. Per esempio, c'era alle 18 la scadenza degli emendamenti per il decreto liquidità, molti di noi stamattina hanno preso l'auto e sono venuti qua, hanno cercato un treno, un aereo, come diceva qualche collega prima, e hanno cercato giustamente di venire qua e non hanno potuto lavorare su un provvedimento che è estremamente importante. E adesso non facciamo che però tra due giorni ci direte no, ma siccome il decreto liquidità è importante per questa nazione, chiederemo la fiducia perché bisogna fare le cose velocemente. Fateci lavorare, non prendeteci per i fondelli, siamo stufi. Noi vogliamo lavorare per il bene di questa nazione. Dateci l'occasione di lavorare o ce la prenderemo in altro modo. Grazie. Grazie onorevole Osnato. Onorevole Ziello, prego. Grazie Presidente. Al di là del fatto che il Governo sta mancando di rispetto in modo spudorato a tutto questo Parlamento, signor Presidente, ma vado sul regolamento. All'articolo 37,1, vede, lo ricordo a me stesso perché lei lo conosce sicuramente molto bene, i rappresentanti del Governo, c'è scritto in questo articolo, hanno diritto di parola ogni qualvolta lo richiedono. Di fronte ad un fatto come questo, che costringe tutti noi a lavorare da domani su un decreto
su cui tantissimi italiani stanno ponendo le proprie speranze, come il decreto Covid-19, non è possibile vedere un ministro come il ministro D'Incà aggeggiare sul telefono al posto di dare delle risposte a quest'Aula, signor Presidente. Doveva assumersi la responsabilità di prendere il microfono in mano e dire: il governo non è ancora in grado di dare i pareri in modo completo al decreto Covid-19 sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Siamo di fronte, signor Presidente, e concludo, al governo del rinvio. Il rinvio sulla decisione del MES, il rinvio sulla decisione della scarcerazione dei mafiosi e ora il rinvio sul parere per procedere alla votazione del decreto sanitario. Signor Ministro, lei ha una grave responsabilità, quello di creare dei danni a questo Paese a ogni rinvio che fa. La ringrazio, onorevole Ziello. Bene, c'era il collega Borghi sull'ordine dei lavori, non siamo nel dibattito generale. Ecco, se sull'ordine dei lavori lo spiega. Sì, Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori. Noi stiamo apprestandoci a intervenire su un tema che è vero, è il decreto Covid-19, ma come tutti sanno ci sono delle questioni di costituzionalità, no, che investono questo tema. Stamattina ne abbiamo avute delle altre, perché a seguito di una nota sentenza in Germania sui poteri della Banca Centrale Europea, la Corte Costituzionale tedesca ha ribadito che la loro Costituzione è superiore a quanto arriva dalla Corte di Giustizia Europea. Il punto qual è? Che per tramite del rappresentante della Commissione Europea è stato ribadito invece, e cito le sue parole... Onorevole Borghi, è un dibattito interessantissimo, arrivo al punto. Arrivi al punto. È stato ribadito che le statuizioni della Corte di Giustizia Europea sono superiori e vincolanti per le corti costituzionali. Ora, come possiamo noi metterci qua a deliberare in modo corretto quando ci viene detto da parte dell'Unione Europea che la nostra Costituzione è carta straccia? Perché decidono loro? Ma allora facciamo una cosa per evitare di... La ringrazio, onorevole Borghi. Se la nostra Costituzione da sotto viene insediata dai DPCM, da sopra viene insediata dall'Unione Europea, convochiamo qua la Presidente Cartabia e facciamo una bella audizione. Grazie, onorevole Borghi. Onorevole De Luca, su che cosa? Lo stesso argomento affrontato. Che non era sull'ordine dei lavori, la prego di portarlo sull'ordine dei lavori, se è lo stesso argomento. Beh, portarlo sull'ordine dei lavori vorrebbe dire semplicemente evitare di inventare false notizie che rischiano di inquinare e di creare ancora più difficoltà al dibattito politico e economico che il governo sta portando avanti in queste ore in Italia e in Europa. Con buona pace. La Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata su un aspetto procedurale di dettaglio legato a vecchi programmi di quantitative easing della BCE. Nulla è cambiato rispetto agli attuali programmi di acquisto di titoli di debito pubblico sul mercato secondario da parte della BCE per rispondere alle esigenze dettate dalla crisi Covid. Non creiamo false informazioni. Grazie, non creiamo disinformazione, Luca. Che creerebbe ancora alimentare tensioni sui mercati e sulla stabilità. Grazie, del nostro sistema Luca. Finanziario nazionale. Evitiamo propaganda. Grazie. Su questi temi seri. Grazie, onorevole De Luca. Bene, il seguito della discussione del provvedimento è rimandato ad altra seduta, quindi do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 6 maggio 2020, ore 9.30, a seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ore 15, svolgimento interrogazione e risposta immediata. Ore 16, informativo urgente del governo sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del mezzogiorno di una quota di investimento dello Stato. Ore 17.30, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esame della mozione concernente iniziative volte al superamento delle limitazioni della libertà costituzionalmente garantite e delle criticità normative emerse in relazione alla gestione dell'emergenza del Covid-19. La seduta è tolta.